Buonasera a tutti e bentornati a Casa Santa. Oggi lo staff di Casa Santa vi presenta il settore giovanile. Siamo infatti ad assistere alla partita tra Santa Volley Under 18 contro Agrate Volley. Abbiamo qui con noi il dirigente della squadra, signori e signori, ecco voi, Luca Radice. Ciao, ciao a tutti. Ciao Luca, allora tu hai un cuore Santa Inside, infatti sono 3 anni che dirigi questa squadra. Sì, è vero, sono 3 anni che Luciano e Antonio hanno voluto che collaborassi con loro, sono contentissimo e mi trovo molto bene. Quindi quest'anno dirigi questa squadra Under 18, non è semplice anche perché ha una certa età le ragazze, quindi quali problematiche incontri principalmente nel tuo ruolo? Ma il problema che incontri è gestire delle ragazze, che non è mai facile, con tutti i problemi che possono avere. Poi arrivano da 3 gruppi diversi, 2 under 16 più 3 ragazze della prima divisione, quindi la parte principale è cercare di creare la squadra da questi 3 gruppi. Però vedo che le ragazze si impegnano, sono brave. Sono anche integrate bene tra di loro? Sì, sono integrate, vedo che il rapporto è ottimo, quindi stiamo facendo un bel lavoro. La Santa punta molto, Luca, sul settore giovanile. Infatti abbiamo una squadra composta anche da 3 elementi che l'anno scorso giocavano in prima squadra. Abbiamo avuto l'anno scorso nel campionato di serie D degli infortuni, quindi hanno contribuito queste ragazze del settore giovanile. Sì, è vero, sono la Camilla, la Chiara e la Francesca Rausa. Sono il valore aggiunto a questa squadra. Noi crediamo molto in loro e pensiamo, anzi siamo certi, che possono dare un aiuto a queste ragazzine al primo anno 18 a crescere e a migliorare. Luca, che obiettivi abbiamo con questa squadra quest'anno? Noi speriamo di andare più avanti possibile. Nel girone abbiamo una forza, una potenza come la Niente Estetica, dalla quale possiamo solo imparare. Mi auguro di riuscire ad arrivare almeno a chiudere al secondo posto e poter andare più avanti possibile. Oggi assisteremo all'ultima partita del girone di andata del torneo provinciale, del campionato provinciale. Quindi quali risultati state ottenendo fino ad ora? Ma finora stiamo andando bene. Come dicevo, abbiamo avuto solo problema con la Niente Estetica, che sono ragazze che fanno anche il campionato di Serie C, quindi la differenza è enorme. Però siamo secondi in classifica e stiamo vincendo sempre 3-0. Speriamo di non portare sfortuna, ma di bissare il risultato anche stasera. Luca, sono 3 anni che sei in Santa, gli ultimi 2 anni praticamente hai lavorato sempre con questa squadra, hai già vinto molto però. Ma ho avuto la fortuna nel primo anno di avere una buona Under 21, sempre aiutata da 2 ragazze che sono qui stasera, che sono la Camilla e la Berry, e siamo riusciti quasi inaspettatamente a vincere il campionato di terza divisione Under 21 e passare in seconda divisione. Una bella soddisfazione. Complimenti Luca. Dopo ci presenterai il nuovo allenatore quest'anno, sì, in Santa. Quest'anno è il primo anno, è Nick Abbondanza, che sta facendo un bel lavoro. Soprattutto, come dicevo prima, che sono 3 gruppi da mettere insieme, lui sta facendo bene. Chiederemo anche a lui. Allora Luca, sappiamo che sei interista, quindi domani giocate la Coppa UEFA. Come vedi, non siete partiti benissimo quest'anno, però insomma un buon organico, potete arrivare lontano. Possiamo arrivare lontano, fortunatamente ci hanno squalificato l'allenatore e fortunatamente anche Cassano, quindi speriamo di perdere anche domenica. Ciao Luciano. Quindi confermi che sei interista? Assolutamente, in fondo all'anima proprio. Dalla regia, se potete mandarmi la foto di Luca con la maglietta dell'Inter, per cortesia. Ci sono le foto che testimoniano queste, così come testimoniano che Luciano è un finto interista ma è juventino, c'è la foto. Va bene, grazie mille Luca, assistiamo alla partita e speriamo di vincere. Speriamo bene, grazie a voi di essere venuti nella nostra casa. Grazie e complimenti. Serata abbastanza tranquilla in quel di Brugherio, dove le ragazze dell'Under 18 si liberano del Volley Agrate in meno di 50 minuti. Formazione tipo per il primo set, con il capitano subito in evidenza mettendo in mostra tutto il suo repertorio, 2 schiacciati, un muro e un ace che permette alla partita di mettersi sul binario giusto. Le compagne però non sono da meno e in 14 minuti chiudiamo il set mettendo a terra ben 22 punti su 25, e se consideriamo che 9 dei 10 punti dell'avversario sono frutto dei nostri errori, beh, potete ben immaginare le scarse possibilità che la squadra ospite ha avuto per poter impensierire le Sandine. 2 cambi nel secondo set, con Beatrice, al ritorno dopo la sosta obbligata della scorsa settimana dovuta all'influenza, e Francesca, che prendono il posto di Camilla e Laura.
qualche punto per ritrovare l'assetto giusto con coach Nicola, costretto a fermare il gioco su 15-12 per noi. E poi torniamo a fare la Sande e allunghiamo fino a chiudere 25-19. Nel terzo set spazio anche alle Valentine, ad Elisa e a Beatrice. Partiamo subito forte, il coach, ospite, ferma il gioco su 3-8, ma serve a poco. Le ragazze di Nicola non perdono la concentrazione e bissano il risultato del primo set, 25-10. Ottima la prova dei due liberi, con Beatrice, nuova in questo ruolo, che migliora di partita in partita, e di Francesca. Anche oggi tre le ragazze in doppia cifra, Chiara, Sara e il capitano, che trascina la squadra alla vittoria dall'alto dei suoi 20 punti. Non mi resta che darvi appuntamento a venerdì 30-11 in quel di Busnago per la prima di ritorno. La partita non è delle più facili, quindi vi aspettiamo numerosi per sostenerci. Come sempre, forza Sanda e forza Under 18. Dal Vangelo secondo Luca è tutto, arrivederci alla prossima. Appena terminata la partita delle nostre Under 18, partita vinta 3-0. Abbiamo qui con noi l'allenatore, il coach di questa squadra, Nicola Abbondanza, detto Nick. Nick. Buonasera. Nick per tutti. Allora, lei è il primo anno in Sanda, quindi come si trova con questa società? Direi bene, quindi direi bene. Nuova esperienza, anche perché mi hanno dato un bel gruppo di ragazzi giovani. Bel vivaio e poi sto facendo un buon lavoro sia con l'Under 18 e poi mercoledì iniziamo con la seconda divisione e speriamo che tutte queste ragazze... È difficile amalgamare comunque, perché ricordiamo in questa squadra, come diceva anche il dirigente della società, ci sono tre gruppi differenti che compongono questa squadra, quindi è difficile insomma amalgamare questi tre gruppi. Più che altro per i tempi di attacco, come hai visto anche stasera, un po' di palle, cioè non c'è una bella intesa, però piano piano speriamo che... Il campionato è ancora lungo, quindi insomma... E che la cosa si amalgama. Più che altro il problema è cioè è proprio una questione di tempi che si devono trovare e iniziare a ingranare. No, anche magari preparazioni, cioè, evidentemente. Sì, c'è un gruppo che viene da un'esperienza un attimino più elevata e le nostre stanno... Anche perché tre ragazze di questa squadra l'anno scorso giocavano in Serie D, quindi hanno fatto gran parte del campionato con la ragazza della Serie D, che hanno tra l'altro vinto poi il campionato e quest'anno giocano in Serie C, militano nel campionato di Serie C. Ora, lei prima allenava in altre squadre, ci racconti un po' le sue esperienze professionali? Io ho allenato anche in Serie D, parecchie volte in Serie D, però la mia specializzazione è specialmente con la giovane, quindi tutte giovani, il settore giovanile mi trovo molto a mio agio e come vedi anche quest'anno sono tutte ragazze giovani. Anche quest'anno, oltre a questa squadra, lei allena il mini volley a un'altra squadra. È un under 12, quindi tutte ragazzine da far crescere e ci sono dei buoni talenti. Speriamo di poterle coltivare. Quindi gran parte insomma, diciamo, della formazione di queste ragazze dipende da me, non tutta, ma un po' dipende da me. Bene. Allora, questa sera partita vinta 3-0, coach, non abbiamo avuto grosse difficoltà, no, però è stata una bella partita. Anzi, forse abbiamo regalato noi un qualcosina in più. Come hai visto, ho fatto ruotare tutte le ragazze, perché mercoledì iniziamo la seconda divisione ed è giusto che tutte sono pronte all'avvio del campionato. Certo, questa era l'ultima partita del girone di andata. L'ultima di andata e la prossima è quella che determina un po'. Quindi adesso in classifica come secondo siamo? Posto. Secondo posto, puntiamo. Puntiamo a rimanere al secondo posto e così andremo verso la finale. Bene. Il mio obiettivo è di portarle in finale, visto che il gruppo c'è. L'obiettivo è portarlo in finale. Quindi la società, la Sanda, ha determinati obiettivi, mentre lei personalmente invece che obiettivi ha? Beh, innanzitutto arrivare in finale con l'Under 18, e quindi è già una bella cosa. E poi chissà, anche puntare in prima divisione con questa ragazza qua, anche perché le qualità ce l'hanno. L'altezza c'è solo da smussare un attimino la difesa, però il resto... Una bella squadretta. Una bella squadretta e sta crescendo, piano piano sta crescendo. Bene, coach, ultima domanda. È difficile allenare un gruppo di ragazze, comunque non hanno ancora 18 anni, quindi insomma... Belle giovani, ognuno ha un interesse diverso e quindi loro pensano, come hai visto anche stasera, più che altro la musica. E quindi bisogna sempre riportarle al lavoro. Certo, oltre allenatori bisogna essere anche a volte un po' educatori, diciamo così. Sì, per quello... Vedo che andiamo d'accordo.
Va bene, grazie mille coach, complimenti per la prestazione di stasera, speriamo di rincontrarci ancora quest'anno. Speriamo di rincontrarci e di rivederci in finale. Speriamo, ecco. Va bene, quindi, grazie mille. L'obiettivo è quello lì, grazie a voi, ciao. E arrivederci, da Casa Sanda è tutto, arrivederci alla prossima puntata. Anche l'operatore, ciao.